Noi abbiamo dovuto supplire alle insufficienze della Schlein, che mi risulta essere assessore con deleghe in materia in Emilia-Romagna nel passato, e pare che non abbia utilizzato i fondi a disposizione. Siamo in un paese che è stato a lungo governato da sinistre inadeguate, cerchiamo di migliorare la situazione senza né negazionismi né catastrofismi. C'era uno che voleva introdurre l'altro giorno il reato di negazionismo ambientale, poi in un dibattito televisivo Fratoianni, suo collega di sventura, mi ha detto che era una fesseria infondata, per cui non bisogna essere né negazionisti né allarmisti, ma realisti. Se andate a vedere nei programmi che voi stessi curate, incendi, ahimè, temperatura a 45 gradi, situazioni tragiche si sono ripetute nel corso della storia, quindi immaginare che siamo arrivati alla fine della storia è sbagliato. Dopodiché attendo ancora una visita di Greta alla Cina, dove c'è la più alta percentuale di inquinamento del pianeta. L'Europa emette tutta intera il 7% del CO2 mondiale, le macchine e gli autobus europei l'1%. Mi chiedo, quelli che emettono il 93% o nel caso del parco veicoli il 99%, qualcuno li richiama a una posizione un po' più seria? Noi stiamo facendo dei passi in avanti, speriamo che altri, che ne devono fare tanti, li comincino a fare.